Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo 20° circa episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio siamo giunti nella nuova città nella quale abbiamo scoperto che il team abissale o il culto abissale, chiamatelo come stracazzo vi pare, non sta cercando Kyogre bensì Lugia. E oggi andremo alle Whirl Island per cercare di sgominare i loro piani malefici. Prima di iniziare ragazzi lasciate un bel mi piace perché la serie è in calo come tutto il mondo. Però mi raccomando, vedo che la state comunque sostenendo in tanti, la cosa mi fa piacere, continuate così. Detto ciò, direi che possiamo avviarci. Penso di aver già attivato il repellente. Qua la cattura l'abbiamo già fatta, quindi ragazzi noi dobbiamo solo andare a sgominare sti scemi. Ora io ho... Ti prego, cioè, dimmi che tu... Cioè, io ho appena... Io vi giuro che non so cosa ho visto, ve lo posso giurare. Comunque sì, ho piazzato una lampada qua per l'illuminazione della facecam, visto che adesso con l'arrivo ragazzi della solita maledetta, del solito maledetto autunno della scuola, questa non sembrava assolutamente... Io raga boh non so, oh, è bella come cosa però mi triggera, ve lo giuro. E nulla, ho piazzato una lampada, sì non eri sicuramente un embar. E nulla, per l'appunto ho messo sta lampada qua in modo tale da migliorare in sostanza l'illuminazione della facecam. E sì, si nota di più l'acne e le cicatrici che ho in faccia, ma questi sono altri discorsi, cioè sti cazzi. Ho fatto video in condizioni ben peggiori e ho delle occhiaie paurose, non chiedetemi perché. Quello è un Corphish, io direi che a sto punto possiamo anche evitarli bellamente tutti questi. Ora, cazzo, non ci ho pensato, se serve il mulinello io che cazzo faccio? Ok, sì, comunque il repellente l'avevo attivato. E ci sono degli alberi a caso, mi piace questa cosa. Oh, Whirl Island, perfetto, eccoci qua. Suppongo sia questa, vediamo se ce ne sono altri. No, 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 porco demonio. Oh, questa qua ci sarà utile. No, c'è la doppia isola, io raga le odio queste cose qua che entri. Tre isole! Stiamo scherzando, cos'è sta roba? Che è sta merda? No, sono quattro isole, porca puttana, riprendono veramente le isole vorticose, io mi suicido, vabbè, entriamo a caso. Ok, perfetto, scendiamo in che se serve il flash mi sparo, ok, si è chiaro. Iniziamo benissimo. Comunque raga, questo episodio qua magari lo facciamo più lungo, ma perché penso che ci vorrà un pochino. Quella è una timer ball, non so assolutamente come raggiungerla. Ah, ma cazzo, cosa attivo i repellenti che devo farci una cattura qua? Allora, oh, buonasera, ok, vieni qua, affrontami, cara... Ah, scusa, non mi ricordavo di sta roba. Quella posa lì non è fisicamente di Kong possibile. Allora andiamo di Poison. Cosa sta facendo? Ah bastardo, questo è subo. Ok perfetto, sì. Però adesso muori perché... Se ti dico di morire tu muori. Ok perfetto. Mi fa male un po' la gola raga, quindi non so quanto urlerò in questo video, ma tanto probabilmente sclerò a prescindere, quindi non si pone il problema. Ora mettiamo davanti Armin senza un motivo apparente, così perché ci sentiamo forti. Tanto, sì, sto Armin qua sempre buggato a bestia proprio, grandi, grandi creatori di Insurgence. Che comunque ha meno bug di Xenoverse, questo va ricordato, sono tornato indietro, c'ho l'ebola al cervello. Ah, e per chi me lo chiede, no, non farò Xenoverse, ho altri progetti, mentre vi basti questa come spiegazione. Allora, ah, volevi, cioè, non lo sapevo, cos'è sta merda? Ma vaffanculo, io non le faccio ste merdate. Fatemi uscire da sta grotta e io rientro da un'altra. Andate a cagare tutti, figli di puttana. Vaffanculo, è impossibile. Non penso che si debba per forza fare quella roba lì per fare sta cosa qua. Tanto poi taglio perché ci ho mollato tre o quattro bestemmie dietro. Allora, proviamo ad andare entriamo in un'altra grotta a Muzzo e vediamo se migliora la situa. Allora, di qua, dai, sì, impossibile che servirà per forza fare quel coso, non ci credo. Allora, dai, forza, affrontami. Plusol, perfetto, minchia, la potenza di sti allenatori non è uguale. Tra l'altro poi, raga, ho già capito che a sto episodio qua ne perdo talmente tanti di Pokémon che la metà basta. Perché mi beccherò uno di quei capi con veramente la spranga su per il culo che mi entra diagonalmente proprio. Cazzo, mi traccia i segni satanici nel culo. Non so cosa sto dicendo, veramente, sto... Ma mi ha dato... Che cazzo sei tu? Oh, buongiorno. I suoi capelli mi sembrano alquanto naturali. Allora, vieni qua. Abyssal Cultist vuole combattere Kecleon. Attenzione, il Pokémon mimetico. Il Pokémon più odiato nella storia dell'animazione.
Ribadisco ciò che ho detto 5 secondi fa. Non ti azzardare più a fare sostituto, perché veramente ti sostituisco gli occhi con del caviale, te lo giuro. Ditto, ditto, cioè ditto è un Pokémon, raga. Fatemi sapere se avete mai usato un ditto nel vostro team. Se l'avete fatto potete anche iscrivervi, per quanto mi riguarda, io non ho più rispetto in voi, ovviamente. Mua! Si scherza, signori, si scherza, si scherza, si scherza. Tutto. Sono diventato un coglione, no, sono sempre stato quello, mi sa. You are so annoying, like tu madre. Allora, vediamo se riesco a... Ah, ok, forse devo salire di qua. Avrebbe il suo perché, ok. Io, raga, ovviamente vago come le pecore al pascolo. Porca troia, infatti si vede. Vago come le pecore al pascolo, non so dove devo andare. Io vago, vado dritto, dritto, sì. Allora. Interessante sta cosa. Interessante davvero, guarda. Allora, questa zona qua mi sembra... altresì useless, oserei dire. Quindi devo fare ancora la cattura, raga. Io cosa sto utilizzando i repellenti a fare? Allora, usciamo un attimo da sta caverna, per piacere. Ok, ci siamo capiti, perfetto. Allora, non lo so, proviamo a entrare qua dentro. Ok, qua dentro non c'ero ancora arrivato, perfetto. Sta cosa qua mi aggrada assai. Oh, perfetto, buonasera signora. Mi affronti, la prego. Voi siete Claydol. Madonna, questo qua, raga, l'ho utilizzato su Rubino Omega. Vi giuro, raga, se volete scegliere un Pokémon, tutti ma non lui. Cioè, veramente, pigliate Zigzagoon ma non Kecleon. È un disastro cosmico. Cioè, almeno quello che ho preso io. Poi magari sono stronzo, però. Cioè, io esprimo ciò che è la mia esperienza. Non ho la ragion pura come buon Kant. Vedete, un pillole filosofiche che se non avete fatto il liceo non potete cogliere. Allora, con molta calma adesso. Tu chi sei? Come ti chiami? Non è importante, basta che mi sfidi. Ok, perfetto, vai. Cryogonal, il malvagio. Sì, però qua switch perché mi apre il culo proprio a spruzzo, raga. Slash, avevo letto splash, ho detto buono a sapersi. Muori, c'hai la mamma troia, mi fai confuse ray. Cosa vuoi, vuoi confondere una mucca con dei vulcani sul corpo, raga? Non può fare roba del genere. Oh, finalmente un Pokémon di merda. Muori. Assurance penso sia garanzia, ma non è importante perché Spearow schiate, salgo addirittura al 54 con uno Spearow. Camerupt, vergognati, obiettivamente. Ok, per tra l'altro mi avete tutti martellato nei commenti lo scorso episodio perché mi avete detto, guarda che Archie è il nome dello... Lo so, lo sapevo, raga, ne ero assolutamente convinto. No! Non devo attivare i repellenti! Pirlame! Pirlame è il mio cervello! Comunque, raga, no, mi sa che devo veramente farlo quel cazzo di cosa. A me sta veramente girando il cazzo in senso cosmico. Oh, Gesù, non ho voglia di fare quel puzzle. Non ce la farò mai, ti prego. Il tuo Kingdra, guarda, ci scommetto i coglioni che non è un Kingdra. Bello, grande Kingdra, bellissimo. Il miglior Kingdra che io abbia mai visto. Worry Seed, raga, è un seme preoccupato, c'ha paura. Possiamo morire. Cazzo, avevo letto Signal Beam, mi stavo già cagando addosso. Se questo qua se mi fa un Signal Beam suono, me la secca perché è ancora purtroppo, cioè è femmina. Ok, ed è purtroppo viva. Allora, scendiamo di qua. Ok, no, forse non era così necessario qualcosa perché siamo di nuovo in quella zona. Quindi forse raga, ce l'ho fatta. A questo punto quella parte lì la taglio tutta dall'inizio alla fine. Psychic, veleno shock, stai fermo, Psychic, muori. No, cioè, non sei riuscito a buttarlo giù. A me viene da piangere, mica che culo che ha avvisato il slash. Che qua cominciavo a tentennare fino al giudizio universale, veramente. Makuhita, mica, Psychic è perfetto contro Makuhita. Ci sta andando troppo bene, raga. Non vorrei mai che poi, davanti ai capi, lo prendo in quel posto. No, raga, veramente, quel coso lì l'abbiamo aggirato così. A me va più che bene, sinceramente. Posso evitarti? Porco Dio. After all, we wouldn't want to start without our special snowflake hero, would we? Ok, vogliono iniziare con noi, ok, però sta per evocare Lugia. Lugia, il guardiano del mare. The Stormslinger. Che non so cosa voglia dire. Il guardiano delle tempeste, fatelo così. Ci ha graziato con la sua presenza dall'età dell'oro, ok. Ma ora le isole vorticose, la sua casa è ritornata. The domain of a legendary Pokémon isn't an ordinary place. The domain,
Il domicilio è bruttissimo da tradurre così, però va bene. È connesso all'artefatto del Pokémon. Ok, ecco perché la sala delle origini appare solo. È apparsa solo a Dawn. Dawn non dovrebbe essere Lucinda? Sapete che non lo so? Emergi Lugia, non è importante. Emergi Lugia, sarai mio. Qualcosa mi dice, sarai il mio pawn. E presto saremo terribili. Tutti ter il mondo tremerà di paura. Qualcosa mi dice che. Oddio, sto malissimo. Raga, queste qua sono le. Tipo le Kimono Girl di una volta. Tipo, cioè nel senso, mi sembra molto. Qualcosa mi dice che non le obbedisce, sapete? Ok, perfetto. Tra l'altro non penso siano effettivamente le isole vorticose, anche se ci assomigliano terribilmente. Ok, perfetto, abbiamo qua due testicoli girati. Adesso c'è la solita scena. Olè, grazie, terremoto, perfetto. Quelli non sono gli occhi di Lugia, io lo ripeterò allo sfinimento, ma nessuno mi cagherà. Ok, eccolo qua, adesso uscirà dalla cascata. No, niente, c'è un effetto di fade che Camtasia levati. Perfetto. Ok. Benvenuto, guardiano delle tempeste. Il mio nome è Audrey. Io sono leader del culto abissale. Con la tua forza e il mio comando, questo pianeta potrebbe essere nostro. Abbiamo grandi progetti per il mondo, Lugia, ma dobbiamo cercare di tirarli fuori insieme. Che cosa ne dici? Ti unirai a noi? Lavorerai al mio comando? Creepy, sei soddisfatto? Hai visto che cosa hai appena visto? Hai visto che cosa hai appena visto? Non si può sentire, ma ragazzi, fai niente. Ovvio che tu non lo sia. Tu vuoi combattere, ma c'è una cosa, anche se tu dovessi vincere, non è che io mi libererò di Lugia e me ne andrò, perché dovrei? Battermi non cambierebbe assolutamente nulla, cammineresti dritto dritto all'interno di una trappola. Vinci e non ottieni nulla, ma se vinco io, perdi tutto, i tuoi amici, la tua vita e la tua possibilità di salvare la regione. Ti do una possibilità per prepararti. Non disdegnerò il guardiano delle tempeste affrontando un avversario così debole. Fammi sapere quando sei pronto per la battaglia. Bastardi, io volevo tornare indietro a curarmi. C'avete la madre Troia. Allora, fermi, ok, perfetto. Almeno è stata onesta, mi sei piaciuta, ti stimo per questo. Poi sei una gran zoccola, però per questo ti stimo. Allora, fermi. Vediamo un attimo di rimetterci a posto con i Pokémon. Non di uscire dal menu dei Pokémon. Per il momento direi anche di no. Allora, vediamo un attimo con i PP come siamo messi. Allora, questo c'ha pochi psichici. Però per il resto dovremmo essere messi particolarmente bene. Voi ovviamente non mi fate andare se vi parlo. Eh no, infatti, io che posso fare? Ti affronto. Molto bene, Creepy. Se sei pronto per affrontare Lugia. Quindi iniziamo. Ci proviamo, signori. Ci proviamo. Allora, io ho tenuto davanti Ono per utilizzare ipnosi. C'ha 6 Pokémon. Ok, però sono tutti randomizzati. Fermi, anche Lugia è randomizzato, non ci ho pensato. Ok, calma. Madonna che bella la team, raga. La team merita tutto. Scary Face. Io mi sono boostato con Nasty Plot. Ok, non mi ha fatto molto. Dovrebbe andare giù. Perfetto, il primo è andato. Vediamo chi mi manda adesso. Flygon. Ok, proviamo ancora con Psychic. Mega Flygon, Cristo Dio no! Porca troia, che cos'è? Oddio, Madonna. Ciao Ono. Qua me l'ha seccato sul po'. Minchia, cattivissimo, qua mi ha ammazzato. Mi ha fatto secco, ma proprio di cattiveria. E mo raga, io non so bene cosa fare. Provo a mandare Armin. Dragon Rush dovrei reggerlo abbastanza bene. Ok, io non so neanche il suo tipo, sinceramente. Apriamo uno Sword Dance. Bug Buzz, reggi, ok. Raga, Ono non ha potuto assolutamente reggere. Assolutamente. L'abbiamo persa, però Mega Flygon è andato giù, raga, e questa cosa è importantissima. Questa cosa è davvero importante, Growlithe, merda. Oddio, Growlithe potrei utilizzarlo per boostarmi con Sandra. Non sarebbe una pessima idea, in teoria. E poi andare di Water Rocket fino alla fine. Allora, Dragon Dance. Muori, bastardo. Figlio di Troia, non mi ha fatto boostare, raga. Voltorb, ok, calma. Posso utilizzare Voltorb per ricurarmi, raga. Un bel boost, non voglio sprecarlo.
E poi ho già perso un Pokémon, quindi sinceramente eviterei di perderne altri. Mirror Coat, che cazzo è? Cazzo, Mirror Coat è Magivelo, mi sa. Discharge lo reggerei abbastanza bene in teoria. Ma vaffanculo, cioè, se non c'hai la madre infame. Allora, proviamo un Water Rocket così diretto e va giù, perfetto. Le rimangono due Pokémon in teoria. Uno è Floette, ok? Dovrebbe andare giù anche lui con Water Rocket in teoria, perché siamo bussati a merda. Ok, perfetto, ho preso la strategia giusta, raga. L'ultimo è... Allora, è di tipo terra, io la provo. Sì. Cazzo, avevo visto, ho avuto veramente una visione di lui che rimaneva un PS. Ce l'ho fatta. Abbiamo perso Ono, ma ragazzi, ce l'ho fatta. Ok. Cosa? Come hai potuto? Devo dire che sono impressionata. Hai sconfitto Lugia e addirittura il mio Crawdont, che in realtà era un Flygon. Bene, ti lascerò andare per ora. Ma fai attenzione, Creepy. Se attraverserai il mio percorso di nuovo, non sarò così caritatevole. È il momento di andare alla di passare alla prossima fase. Culto abissale! Muoviamoci! Ok. Ce l'abbiamo fatta, raga. Abbiamo perso Ono. A parte gli scherzi, raga, io la pigliavo per il culo. Speravo che morisse. In realtà non speravo che morisse, effettivamente. Però nulla, era un po' che non perdevamo un Pokémon in effetti, e vedrò con cosa sostituirlo. E questa sostituzione, ragazzi, potrebbe addirittura avvenire con la cattura che vorrei fare adesso, se è possibile. Tra l'altro, se qualcuno di voi ha giocato in Insurgence, mi può dire a che cosa, cioè se quel puzzle lì ha una funzione degna, mi farebbe anche un piacere. Tra l'altro non ho più repellenti, quindi volente o dolente devo catturarlo al Pokémon. Ok, proviamo a vedere chi ci viene fuori. Potrebbe essere il nostro prossimo membro, ragazzi, ve lo dico. Quindi, vai, ti prego! Spoiler, non sarà il prossimo membro. No, raga, cioè, veramente. Entra, grazie. So già come chiamarlo. Tetano... Senior Tetano SR. Direttamente dalla Destiny Challenge. Perché? Vabbè, datemi un escape rope. Quante cazzo ne ho, porca troia. Ok. Yeah. E vaffanculo, e poi mi viene fuori il Pokémon preferito da Trainer Tia. Tanto, tra l'altro non posso utilizzare volo. Cioè, oddio, in realtà sì. In realtà sì, ce l'ho la MN volo. Penso che si possa comunque utilizzare. E non sarebbe una pessima idea insegnarla a qualcuno, in effetti. Solo che non so se... Oddio, ho Anchorou. Ho Anchorou volendo. Al posto di Wing Attack e pure Stab. Bella, mi piace sta cosa. Allora, non so, raga, se mettere John Frog in squadra. Lo farei, eh. Sorry a New Badge. Madonna, Dio. Dicevo, non so se mettere in squadra John Frog, perché ho già dei Pokémon di tipo Dio. Di tipo Dio, perché poi tu trovi Skiplume e poi c'hai i leggendari in culo. Avrei Moltres, ma ce l'ho anche di tipo fuoco, insomma, devo valutare, ragazzi, devo davvero valutare, perché non so sinceramente quale sarebbe più utile. Tra l'altro per Moltres ci ho addirittura pensato un po' a un Pokémon di tipo volante, quindi non so. Signori, quello era Stalker. Sappiamo tutti di cosa è capace quel Pokémon. Mi è apparso. E la cosa non è positiva. Ragazzi, ora che mi è apparso Stalker, siamo in pericolo. È un monito. Ci sta inseguendo. E noi siamo fottuti. A meno che non ci appari... Sì, sì, no, sto benissimo. Sto benissimo. Poké flute. Oh, sì, grazie, perfetto.
Perfetto, mi ha dato il Pokéflute, ottimo. Ok, era il tipo che tipo... Era quello che si era fatto ciurare la orba e mi ha dato sto Pokéflute con il quale possiamo risvegliare lo Snorlax e proseguire evidentemente nel nostro percorso. Allora, move Pokémon. Allora, vediamo un po', innanzitutto, ok. Anche Delphox avrei, eh. Anche Delphox. Ne ho di bei Pokémon, raga, in teoria, ne ho. Galvantula... Allora, oh, fatemi depositare. Facciamo una cosa. Innanzitutto, eccoli qua. Tutti i nostri morti bellissimi. Cazzo, l'ultimo che è morto è stato. Quando è che è morto il nostro. Sì, ok, è morto tipo qualche episodio fa. Forse me lo ricordo, però vagamente. Allora, anche Medicham non sarebbe malaccio, raga, vi dirò. Medicham, tra l'altro, ha Pure Power, che è una gran mossa. E magari se trovo tipo il suo mega bracciale sarebbe fantastico. E sarebbe un ritorno alle origini. Però non lo so. Tetano assolutamente no. Emolgan no, perché morirebbe. Lui no, perché ne ho già uno di tipo acqua. Sì, cioè ci sarebbe Moltres. Però per Moltres ho già Camerupt. Cioè sarebbe un... cioè poi è vero che è forte, eh. Però boh, anche Medicham è un Pokémon che comunque se la cava. C'è anche Delphox in teoria. Che tra l'altro sostituirebbe il tipo psico anche. Questa è dura. Questa è, però anche lui sostituirebbe lo psico, eh. Anche lui sostituirebbe lo psico. E raga, vado di Medicham. Vado di Mega Power. Perché? Perché sì. Perché è per la varietà di tipi. Secondo me ha più senso, per il momento. Tanto sicuramente gli altri Pokémon riusciremo a metterli in team prima o poi, me lo sento. Perché arriverà una strage di quelli allucinati. Tra l'altro, ragazzi, a sto punto io direi che possiamo, visto che l'episodio è un po' corto, andiamo quasi quasi. Poi tra l'altro Medicham lo vedrete in sidebar dalla prossima, andrò ad allenarlo con gli Audino. Direi che possiamo provare ad andare a svegliare questo Snorlax a sto punto. Perché, ragazzi, tanto vale, cioè abbiamo tempo. E magari facciamo anche la cattura in questa grotta. Ecco, così magari troviamo un Pokémon ancora più figo. Giustamente io non ci avevo pensato. Giustamente io non ci avevo assolutamente pensato. Ovviamente raga va giù perché... Attacca! Ok, perfetto, ci siamo capiti. Nulla, proviamo a fare la cattura anche qua dentro, ragazzi. Ovviamente questa qua, cioè sul suo percorso qua la cattura l'avevamo già fatta e quindi scialla. Ecco, magari se riusciamo a fare la cattura qua potremmo avere un Pokémon addirittura meglio. Quindi vediamo un po' chi ci capita. Ah, siamo sul Route 9 però. Oddio, oddio, cazzo, l'Augur! L'Augur col team di Darkrai, sto male. Sei in ritardo. Non sono mai in ritardo, sei tu che sei in anticipo. Perché mi hai voluto vedere? Pensavo che il nostro accordo fosse finito. Lo pensavo almeno. Poi ho incontrato Creepy a Telnor Town. È venuto alla mia torre, ha sconfitto Rayquaza. È colpa sua se i suoi cristalli si sono totalmente distrutti. Shattered si tradurrebbe con... finiti in frantumi, in sostanza. Non solo ciò, ma lui ricorda, non molto, ma ricorda il suo nome, che già di per sé è molto. Se qualcuno dovesse riconoscerlo, care to explain? Mi sono spiegato, io vi ho dato il ragazzo. Mi avete promesso che avreste... I promised to leave you and your cult alive when I came into power. Ho promesso a te e al tuo culto di rimanere in vita quando sarei salito al potere. Tutto quello che chiedevo era che riusciste a cavarvela con quel ragazzino. E ancora... sì, tra l'altro, raga, con questa musicata di sottofondo non si può leggere sto dialogo. Miglioratele ste cose. E quindi non siete riusciti a fare nemmeno quello. Che cosa è andato storto? Scegli le tue parole attentamente, potrebbero essere le tue ultime. Eravamo così vicini dal completare il lavaggio del cervello. Ma prima che potesse succedere il nostro... prima che avessimo fatto il nostro rituale iniziato e siamo stati costretti ad andarcene. Quando sono ritornato era andato via, era scappato in sostanza. Durante quel periodo l'unica persona che di cui è stata registrata l'uscita è stato un cultista di Darkrai che... sembrava molto simile a un membro che era stato sacrificato molto tempo fa. Tu mi stai suggerendo che... Sì, penso che Creepy sia riuscito... è stato trovato in qualche modo e salvato da Mew in sostanza. Quindi Mew finalmente ha deciso di mostrare il suo volto. Posso risolvere tutto ciò grazie a me stesso. Cioè...
Allora, posso pensarci io allora. Sarebbe più semplice utilizzare i media per ritrarli come fuggitivi. Ma se il pubblico dovesse, se l'opinione pubblica dovesse scoprire che ho perso contro di loro, che ho lasciato scappare i criminali, la mia reputazione sarebbe sicuramente rovinata. Persefone. Persefone. Ah, Persefone è lei, raga. Figo, riferimento alla mitologia greca. Ho fatto delle ricerche riguardo ai cristalli del primo Augur. Non ne sono completamente sicuro, ma credo che alcune. Ho una vaga idea su cosa. Su come lui possa. Su dove lui li possa aver trovati. Se io avessi ragione, potrebbe esserci una cospirazione a Torren più grande. mi è andato il catarro in bocca. Potrebbe esserci una cospirazione a Torren più grande di quanto io avessi potuto immaginare. Ovviamente cercherò di investigare su ciò. Se e quando tornerò indietro non avrete ancora completato il vostro lavoro, smetterò di fare il mio. Raderò al suolo la vostra base nella Shade Forest. Rifletti su ciò per un po'. Io sono l'antieroe Persefone, the chaotic good character, il personaggio caotico buono in sostanza. Farò di tutto per salvare il mondo, stare sul mio cammino e verrete spostati anche voi. Ok, lei è comunque il capo del culto di Darkrai, ragazzi, quello che ci aveva imprigionato all'inizio. Ok, perfetto, sei a dir poco malvagio, non penso che a nessuno piacerà lui. Se solo non fosse invulnerabile come il primo Augur, me la sarei già cavata molto tempo fa. E ora come posso trovare Creepy? Boh, chi lo sa? Allora, ragazzi, perfetto. C'è stato un piccolo inconveniente on the road. Ragazzi, l'episodio termina qua. Come vedete, non abbiamo avuto tempo per la cattura. Io spero che comunque vi sia piaciuto. Se così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e per rimanere in contatto con me. E premete il feed. Premete i feed, l'ho detto veramente. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto già, ragazzi, intro, outro di merda come al solito. E noi ci becchiamo in un prossimo video.